Sì, fai fatica anche a parlare, se devi fare qualcosa a parlare romano fai fatica, poi troverai, sì, perché c'è ancora chi parla, no, certamente. La mia madre che parlava proprio romano, leggeva di cantino, il bello, se cose a fare video te. Riuscivi a parlare. Vabbè, ma dillo, se fai il video te, cioè è inutile che io perdo tempo con lui, e facciamo le cose, cioè raccontiamoci le cose. Allora, adesso ascolta un attimo, voglio presentarvi lui. Stai facendo, ci sei riuscito tu? Un attimo. Sì. Un momentino, perché voglio dirvi che è lui, visto che stiamo lavorando su questa... Ti do già che ci siamo. Ti do questa. Me l'hai data, Gianni, No, questa non ce l'hai, perché lo vedi? È 99. Siamo in diretta. Siamo in diretta, ecco. Allora, lui è Paolo Pagano. Questa è, sono le bacchette che partono oggi. Perché quelle che abbiamo dato, perché è Garbatella 99, perciò siccome con te stiamo preparando Garbatella 100, visto chi sei, allora lui oltre ad abitare a Piazza Caterina Sforza 1, aveva il papà che suonava nei film muti, e non solo, ma noi abbiamo già pubblicato queste foto 15 anni fa sulla scalinata di Carlotta. Lui è il bambino che sta nel film Luce della Garbatella, i ragazzini di Garbatella, che suona la fisarmonica. Mi diceva Maria Benedetti, dice, gli ho chiesto che fai, suona la fisarmonica. Dicevo, ma non è cambiato per niente. No, perché noi siamo rimasti tutti un po' bambini. Allora, non stiamo qui a caso su via Rosa Raimondi Garibaldi, laggiù c'è via Guicciardini, e faremo tutto questo giro qui intorno alle nostre strade, al femminile. Ma perché il progetto è di parlare delle nostre mamme, di quando sono arrivate qui, perché sono le mamme pioniere della Garbatella. Grazie, per ora basta. Ciao.